Sei stanco. Questa è la verità. Non agitarti. Prima o poi ti troveranno. Leggilo. Sai cosa ti dico? La cosa mi rallegra. No, davvero. Cosa ti aspettavi? Entrambi create solo dei problemi. Sì. Tu e la tua bagnarola. Sono proprio stanco. Senti, sei cresciuto. Stavolta non posso aiutarti. Quindi falla finita. Sono tutti stufi di te. Nessuno ti vuole qui. Allora, qualcuno doveva dirglielo in faccia. Leggilo. Sai cosa ti dico? La cosa mi rallegra. No, davvero. L'ho fatto tempo fa, nel caso servisse. Ora potrebbe farci comodo. Ecco, al quartier generale. Lasciate che lo smontino. Prendi la mia mano! Prendila! Prendila, ti sto dicendo! Sono il capitano della rompighiaccio Vento del Nord. Ben arrivato. È stato fortunato. Il ghiaccio è così sottile che qui si può morire molto in fretta. Bene, non perdiamo tempo. Ci attendono momenti duri. Andiamo direttamente alla nave. Dobbiamo rimandare indietro i tuoi cani.
Loro non sono come noi, sono in grado di ritrovare la strada di casa. Vero, bello? Lasciaci andare! Danko urlò e corse in avanti tenendo alto il suo cuore ardente ad illuminare la strada per il suo popolo. La gente lo seguiva incantata. La foresta cominciò a mormorare di nuovo, muovendo le cime, ma il suo mormorio era soffocato dai passi di quelli che correvano, trasportati dallo spettacolo miracoloso del cuore ardente. Molti di loro perirono, ma non si lamentarono e non piansero. Danko era sempre davanti a loro, con il suo cuore ardente.